compagna dell'interrogazione oggi? Ma è lui o non è lui? Certo che lui, Ezio Greggio la lavagna, che non è... Come va, caro Alvaro? A lei, sì, però io le do subito il gessetto, perché si lavora qua. Vabbè. Che se a Roma si dice, invece no, a Roma si lavora. Allora, intanto, vabbè, è stato un piacere, ovviamente è un piacere averti, però Ezio, tu stai qua anche per una ragione, perché a Roma vieni a fare una cosa particolare in un posto particolare. Me lo scrivi che cosa vieni a fare? Allora, metto il titolo. Allora, così... Agevoli il titolo. Il titolo è Una... Vita sullo schermo, ed è praticamente un po' la mia storia, quindi già che ci siamo, allora a sto punto, visto che mi hai messo una lavagna di fronte, non posso esimermi, e ci aggiungiamo anche questa cosa qua, così ti faccio scoprire un lato che magari la gente conosce un po' meno, che nella miglior tradizione di chi fa il nostro mestiere, insomma, come hanno fatto Fellini, certo, e tanti altri illustri, Virzì è bravissimo. Però io metterei Paolo pure Motorino, che... Paolo Motorino. Io però metterei un'altra cosa. Secondo me il 17 tu fai una cosa a Roma. Sì. Allora mettiamo 17 luglio. Quindi, allora, 17 luglio. Perché questo è uno spettacolo teatrale. Esatto. Questo è un spettacolo teatrale e soprattutto, devo dire, mi fa molto piacere che vai in un posto molto particolare di Roma. Te lo scrivo? E vai, te lo metto. Agevoli, allora, mi agevoli. Arena di Tor Bella Monaca. E dai, Eccolo. Dimmi se è comprensibile, ma insomma io penso tutto sì. Sommato è accettabile. E adesso sì che ti puoi veramente accomodare. Perfetto. Adesso ti puoi accomodare. Allora, Ezio, una vita sullo schermo. Vabbè, adesso noi prima abbiamo anche stampato la prima pagina. Grazie. Della tua età. Mi hanno regalato la pagina 7 aprile 54, straordinaria. Allora, quindi io non li voglio contare, ma sarebbero 70. E beh, se li vuoi contare, contiamoli, però insomma, però va bene. Adesso qua una domanda te la devo fare subito. Sì. Allora io ho capito che tu non hai fatto il patto con il diavolo, però io ti chiedo, ma è vero che tu lo sei magnato? Ma io, onestamente, quando vengo a Roma preferisco due bucatini alla matriciana, detto tra noi, però insomma, se proprio me lo devo mangiare, me lo mangio. Allora, che effetto ti fa rivedere questa vita sullo schermo? Beh, è un bel effetto, perché a un certo punto, insomma, era un sacco di tempo che chiedevano una mia presenza teatrale, quindi Stefano Francioni, il produttore, che è anche il produttore di Edoardo Leo, di Pasotti, di tanti personaggi, di Spollon, della Foglietta, produce gli spettacoli teatrali loro, mi dice: guarda che devi fare sta cosa, perché qui mi stanno chiamando da tutte le parti. Io ho detto: va bene, allora racconto un po' la mia storia, che è un po' anche la storia della televisione. Io sono nato nel 54, lo stesso anno della TV, sì. Sono partito con Telebiella, che è stata la prima TV libera italiana, parliamo del 1973-72, sì, eh. C'era la Rai e c'era Telebiella, veniva l'Esco Post, ci tagliava i pretori, i famosi pretori. Però siamo andati in onda, e quindi devo dire che Berlusconi avrebbe dovuto intestarmi qualche azione, ma non l'ha mai fatto, però ho lavorato tanto. Cioè, ha lavorato tanto, insomma. E ci sto lavorando, quindi è stato un piacere. E quindi in Una vita sullo schermo racconto tante cose anche dei dietro le quinte che riguardano il mondo della televisione, del cinema, di tanti rapporti, e parlo di politica, di sport, parlo anche di canzoni, tocco tanti temi, e ci saranno delle sorprese, perché è un one man show, ma in realtà sul palco si vedranno parecchi personaggi che arrivano a raccontare la loro storia. Allora, l'interrogazione, devi sapere che è un'intervista per oggetti, sì, e per fotografie. Va bene. L'unica cosa che manca sempre è quella che io non mi preparo, per questo non me la dimentico, è la lista delle domande, per cui io preferisco appoggiarmi a questi oggetti e a queste fotografie. Adoro Alvaro, mi piace uno che arriva senza le domande. Così. Allora, a proposito di televisione, sì, e a proposito di persone, insomma, no, io... Ah, beh, qui vedo un paio di persone, devo parlare ovviamente prima di Gianfranco,
di Gianfranco D'Angelo, che non c'è più, ma che è sempre nel mio cuore, ma non solo nel mio. Anche e che a Roma ha fatto quello, la storia del cabaret. Io a Roma venivo a vederlo al Bagaglino, ed era straordinario. Aveva un monologo finale che era imbattibile. E l'altro che avevi mostrato è Enrico Beruschi. Ecco, qui lo vediamo quando l'hanno fatto uscire dallo zoo ed è venuto appunto a lavorare da noi a Drive-In. E qui appunto invece la grande tradizione milanese, anche del cabaret milanese, insomma dei grandi luoghi del certo, cabaret milanese. Certo, grande Enrico, grande. E poi insomma anche animali. Voi avete sfoganato gli animali in televisione. Questo è Asfidanken. Stato assolutamente, assolutamente. E poi vedi, proprio Ricci ha voluto da sempre a Striscia il fatto di avere un cagnolino che andiamo a prendere in un canile. Perché questa è una nostra promozione continua nel ricordare ai telespettatori di non spendere cifre spaventose per comprare dei cani, alle volte di dubbia origine e provenienza, andare nei canili e adottare queste bestiole meravigliose che sono lì e aspettano l'affetto e l'abbraccio della gente. Oh, però tu nella storia della televisione, voi nella storia della televisione con Ricci e con quella banda di pazzi che prima su Canale 5, poi anche su Italia 1 avete effettivamente, si dice, cambiato il costume d'Italia, perché in realtà avete cambiato i costumi delle soubrette, diciamo. Beh, c'è noi... stato molto scoscio. Beh, devo dire, la differenza però è una, non era un mostrare, era un... ironicamente raccontare quel tipo di Italia che era l'Italia degli anni 50, che era l'Italia dell'avanspettacolo, e quindi era una visione sicuramente... L'avete portata fuori dai teatri, perché in realtà l'avanspettacolo presentava le ballerine esattamente come le presentavate voi a Drive-In, quindi ovviamente, perché era il modo in cui si presentava nei Moulin Rouge, comunque nei Café Chantant. Certo, certo. Però ti devo dire, se ti ricordi, da noi a Drive-In c'era sempre una vena molto ironica, quindi non era l'ostentazione del... Anzi, da noi poi le ragazze recitavano, facevano gli sketch con noi, e c'era sempre, abbiamo avuto delle cabarettiste straordinarie, la Silo Slabini piuttosto che la Del Latte, che sono venute quest'anno a Striscia e abbiamo fatto un po' di festeggiamenti. E quindi credo che sia stata antesignana Drive-In anche in quel senso lì, cioè scherzavamo su di noi, scherzavamo sull'immagine maschile, quella femminile, e la satira ha trionfato, e Drive-In è partito. Doveva fare poche puntate, è durato 5 anni, dall'83 all'88. Esattamente. Allora, ti chiedo, dentro lo spettacolo, visto che è un spettacolo che stai facendo girare tanto, sì, no? E ti capita anche di avere degli ospiti, cioè nel senso degli ospiti locali, a volte qui, capitano le adesso combo. Non voglio spoilerare, ma ad esempio a Tor Bella Monaca arriverà un grandissimo personaggio politico americano, ci sarà una grande conduttrice della televisione italiana, ci sarà un grande sportivo, ma non posso fare i nomi, bisogna venire all'arena. Come al solito noi non chiediamo mai i nomi, eventualmente solo i cognomi, però diciamo poi se non si vogliono fare, pace, lo stesso. Allora, senti, a proposito di persone che con cui hai condiviso dei bei pezzi, guarda, vi metto qua che siete belli neri e adesso qua che siete belli bianchi, però durante... Parli per lui, scusi, esatto. Io sono ancora un po' di castano, ce l'ho. Esattamente, allora, però invece parlo di Iacchetti e dell'introduzione anche veramente di formule di comicità, tu che sei un comico, hai accompagnato veramente un sacco di formule di comicità nella tua vita sullo schermo. Beh, assolutamente sì, perché poi sai, quando fai Striscia la notizia, che dura io la faccio da 36 anni, quindi è ovvio che devi poi adeguare la tua comicità, il tuo racconto alla quotidianità, ciò che accade nel tuo paese e all'estero, perché poi i nostri clienti sono non solo gli italiani, ma un po' tutti i grandi personaggi della politica e della vita sociale del mondo. Ed è giusto che sia così, e in una vita sullo schermo faccio anche questo, quindi prendo, faccio delle comparazioni tra l'Italia per esempio dello yuppismo e l'Italia degli influencer, e quindi racconterò tutta una serie di cose che mi sembrano molto divertenti e stanno dalla parte del pubblico. Ci avete un osservatorio da questo punto di vista di Striscia, che obiettivamente quando un giorno, ma chissà, probabilmente mai, però magari un giorno dovesse chiudere Striscia la notizia, obiettivamente il racconto di Striscia è il racconto di un paese che è cambiato tantissimo. Assolutamente sì. Credo che poi sia iniziato da Drive-In, perché poi
E abbiamo cominciato questo racconto attraverso Drive-In e poi siamo passati Paperissima, certo. Siamo passati a Striscia la Notizia. E poi, sai, per tornare anche al discorso che dicevi tu dell'immagine femminile, una grande ispirazione ci è arrivata dai giornali, le copertine dei settimanali. Le copertine, certo, dei settimanali, i calendari. Confronto a quello che facevamo noi eravamo, voglio dire, delle educande, diciamo, mentre le copertine, insomma, lì c'era un po' da discutere in maniera più ampia. Questa, avvicinati un attimo. No, per capire, no? Ma ecco, ma in quell'Italia degli anni Ottanta, sì, che appunto c'era tutti questi calendari, ma sì, di più di adesso o no? Lo dice me, io mai. Ah, io ecco, mai, appunto, giusto per sapere. No, dovresti chiedere a qualcun altro, magari a uomini politici dello sport, vabbè, no, quelli sono più avvezzi. Ma... Vabbè, quando capita lo faremo. Senti, io però voglio dire una cosa, che Striscia la Notizia però invece ha anche avviato probabilmente anche una forma di telegiornalismo, utilizzando anche dei meme e anche dei personaggi. In realtà ha memizzato l'Italia prima che ci fossero i meme. Certo, attraverso, certo. Siamo forse stati i precursori del meme. A partire da Gabibbo, obiettivamente, certo, no? Certo. Cioè, diciamo che noi certe volte ci dovremmo ispirare. Gabibbo, personaggio straordinario, amatissimo, sì, e trasversale. Trasversale, al quale però avete fatto fare molto spesso il giornalista d'inchiesta. Assolutamente sì, ed era, tu l'avrai notato, che sei un fine critico anche di quello che è il giornalismo, la televisione, eccetera, che il Gabibbo arrivava e intervistava personaggi noti, e questi grandi personaggi della politica o della vita quotidiana rispondevano al pupazzo, quindi... E qui ci sono delle chiavi di lettura sulle quali non voglio parlare io, ne parlerà. Diciamo che è stata la gabibizzazione, diciamo, almeno dei personaggi importanti d'Italia. Assolutamente sì, assolutamente. Oh, ovviamente, sì, come ogni comico, hai un vissuto invece molto serio e ti ritengo una persona molto seria per alcune cose che fai. Una delle quali all'epoca sorprese magari qualcuno, ma forse chi ti conosceva poco, e io prendo questo pullman, ah, te lo consegno. Grazie, grazie. E questa foto, che credo che fosse all'arrivo in Ucraina. Sì, 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 sì. Beh, scoppia questo... la guerra in Ucraina e tu decidi di fare una cosa. Guarda, io ho questa associazione che aiuta principalmente i nati prematuri, aiutiamo da tanti anni gli ospedali di neonatologia, i reparti di neonatologia, di pediatria neonatale. Succede questa cosa e quindi con la Sant'Egidio abbiamo cominciato a chiacchierare e mi raccontavano delle situazioni terrificanti. Quindi ho fatto 3-4 pullman, soprattutto nella fase iniziale, per portare in Italia le mamme e i bambini, qualche persona anziana, quello che potevamo. Certo. Il problema era alle volte uscire, perché poi stavamo fuori dai confini, per poterli, certo, caricare e portarli qua. Abbiamo portato tante famiglie, molte poi sono riuscite poi anche a rientrare, a ricongiungersi. E molte le abbiamo sistemate, alcune avevano parenti e amici, altre abbiamo trovato delle sistemazioni, dei volontari in varie province qui della Lombardia e anche del Lazio. Siamo riusciti a Toscana, Emilia, a trovare famiglie in collaborazione con la Sant'Egidio e abbiamo dato una mano, insomma, mi è sembrato giusto e l'ho fatto per l'Ucraina, lo farei per qualsiasi paese se si trovasse in una difficoltà. Certo, immagino che proprio per l'attività che fai con la tua associazione, che effetto ti deve aver fatto il missile dell'altro giorno sullo spazio? Beh, terrificante. Vedi, poi adesso a livello di cronaca si sta a guardare se il missile era diretto, certo, o se è stato deviato. Resta il dramma, però. Resta il dramma. Le vittime vere. Quei bambini che camminavano, insomma, credo che rimarranno, penso pure io, con problemi oncologici, rimarrà nella coscienza di tanta gente. Oh, io ho acceso l'on-air. Che succede quando si accende questa luce? Ma guarda, io ti posso dire che per me è accesa da una cinquantina d'anni. E ho deciso che faccio questo mestiere per altri 50 anni e poi magari ci penso. Ci pensi? Dopo ci penso. Ok, ok. Allora, questo... Oh, dicevo che è un'intervista per fotografie, ma anche per oggetti. C'è un oggetto che è questo, è il mappamondo, è un, sì, foglio di carta bianca. Sì. Questo è un segnalino e ti chiedo di scegliere un punto del mondo e spiegarmi perché lo hai scelto. Ah, allora guarda, vado a ruotare questo ruoti, mappamondo ruoti, e vado a puntarlo a occhio su un piccolo paese che si chiama Cossato.
Cossato. Ecco, dove sono nato io, che è in provincia di Biella, la volta era provincia di Vercelli, dove sarò il 6 settembre con una vita sullo schermo. Andrò special edition. La farò proprio lì a Cossato. E ho scelto Cossato perché credo che la provincia sia una fucina importante. Sono importanti le grandi città, ma poi alla provincia debba essere nobilitata, aiutata, valorizzata, perché poi dalla provincia nascono non solo artisti, scrittori. La provincia è una specie di grande palestra che poi permette di spostarsi. Alle volte c'è chi ci rimane, alle volte c'è chi si sposta, come ho fatto io, però è importante ricordarsi che anche nelle piccole realtà ci sono uomini che possono fare la differenza. Io ho sempre pensato della provincia che è come guardare il mondo da un buco della serratura, c'è una visione più piccola che ti fa osservare meglio per certi aspetti di quando c'hai tutto di fronte e addirittura con l'IMAX. Certo. Roma è tutto un IMAX, no? Sembra di aver visto tutto, no? Sì, quando vai a New York sembra averla già vista. Certo, ho visto tutto, però quando ho visto Dybala che lasciava la Juve per venire a Roma... Ecco, lì un po' meno, dici. Adesso lo dico, ma essendo amico di Dybala... ovviamente guardo la Juve, poi guardo subito i risultati e se ci sono le partite della Roma che gioca in campo internazionale la guardo, perché Dybala ce l'ho nel cuore. Senti, a proposito di un'altra cosa che fai da tanto tempo, alcune foto del tuo Festival della Commedia a Monte Carlo, Festival internazionale, e qui vediamo appunto Kusturica. Aspetta, perché io poi credo che un altro dei tuoi riferimenti a livello Mel Brooks, che senz'altro è un tuo riferimento, no? L'ho visto poche settimane fa, sono stato a casa sua, c'ha 90 e rotti anni, non dico i rotti, e ovviamente quell'età qualche problemino c'è, ma lucidissimo, e mi ha parlato del film che sta cercando di far mettere in cantiere, non lo dirigerà però lo mette perché in cantiere. Il Festival della Commedia? È nato perché ero grande amico di Mario Monicelli, che si rammaricava, era sempre molto triste perché diceva non vogliono le commedie, diceva Mario, nei festival. E io ho detto facciamo un festival dedicato alla commedia. Andai dal Principe Ranieri, da Alberto, che tuttora è un nostro grande sponsor della manifestazione, si chiama Monte Carlo Film Festival perché lo facciamo a Monte Carlo, e immediatamente a Ranieri piacque l'idea. Tornai da Monicelli qui a Roma e gli dissi ho una bella notizia, facciamo il Festival della Commedia a Monte Carlo. Fu l'unica volta in cui vidi Mario quasi commosso, mi abbracciò e fu presidente fino a quando non ci ha lasciato. Oh, un altro oggetto, questo è un Chuck, questo è un gessetto. Io ti chiedo di scrivere qua il titolo di un film che in qualche maniera ha significato tanto per la tua vita, sia tuo che un film che hai visto, scegli quello che vuoi. Sì. Allora, posso, anziché scrivere il titolo di un film, okay, io metto un nome, sì, metto un nome che per me rappresenta tantissimo, e il nome è questo. Totò. A proposito tutti i suoi film, anche quelli minori, anche quelli dove la sceneggiatura è Totò entra e fa ridere, non scrivevano nulla. Esatto. Ho sentito storie raccontate dai registi di Totò, meravigliose. E quindi Totò perché è stato un ispiratore non solo mio ma di tutti noi, e Totò perché ogni volta che io inizio un film, ormai è una prassi, la notte prima sogno Totò che arriva, mi dice delle cose che restano tra me e lui, un po' impolverato, ma è lui con la sua bombetta in testa, e camminiamo e siamo a Cossato nella casa dove sono nato, usciamo dal cancello, ma aspetta fuori e camminiamo, quindi... È qualcosa in più di un'ispirazione. Totò non l'ho conosciuto, ho conosciuto Peppino De Filippo, con il quale ho passato tante giornate e serate indimenticabili, e che mi ha dato tanti consigli utili. Cinema. Yuppies. Allora, i cinepanettoni, un certo tipo di cinema, eccetera, è vero secondo te che non hanno più strada dentro i cinema come sale, questo tipo di commedia? La difficoltà che ha la commedia italiana, anche quella un pochino più colta, a farsi accettare dal pubblico nelle sale, invece magari avere successo. Ma io direi di no, direi che la commedia italiana in questi ultimi anni ha fatto grandi cose, quindi non solo con i Verdone, voglio dire, ma
tutti gli esponenti della commedia, voglio dire, anche la commedia italiana dobbiamo mettere ovviamente il grandissimo successo di Paola Cortellesi, che non è un film comico, se vogliamo. Ho capito, però, ma comunque voglio dire, c'ha una sua... Lo stile della commedia è quello del neorealismo italiano, quindi della commedia italiana, dei grandi maestri. E quindi sicuramente la commedia italiana, anche oggi, partiamo da Zalone che fa una commedia, se vogliamo, anche un po' esasperata, ma che ha fatto sempre grandi successi. Certo. E comunque anche ci sono piccole commedie che hanno portato grandi risultati. Quindi io credo che in assoluto la commedia sia viva e permetta al cinema italiano di mantenere questo grande appeal e di portare la gente nei cinema. Bisogna andare a vedere i film al cinema, prima di tutto al cinema, poi arriveranno in televisione, arriveranno come devono arrivare, ma il mio invito qui attraverso anche il messaggero, andate a vedere ragazzi, i film. Anche grandi maestri, come Pupi Avati. Pupi Avati, veramente, grande Pupi. Grandi maestri come Pupi Avati. Senti, ho fatto un film drammatico, ho vinto tutti i premi possibili con quel film. Quindi beh, questo nastro però, d'argento, globo d'oro. Questa però è un'indicazione, nel senso che poi alla fine probabilmente la traiettoria di un comico, non lo so se si completa o in qualche maniera se risponde questa cosa a un'esigenza. Poi ripeto, sei una persona che quando c'è da impegnarsi ti impegni in maniera molto seria al di fuori del tuo lavoro, però come dire, ce l'hai in mente un'opzione? Beh, c'è il prossimo film che spero di poter fare, che ho scritto con Giovanni Veronesi e con Filippo Bologna, è una commedia altamente drammatica, il periodo storico importante dell'Italia, quindi Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione. È una commedia, una storia di provincia, spero di riuscire a metterla in cantiere a breve e di poterla portare sugli schermi, se la farò forse la più bella interpretazione che potrò cercare di fare al cinema. Allora, in attesa di questa interpretazione, quella interpretazione, Una vita sullo schermo, ovviamente il grande privilegio di aver avuto un disegno di Ezio Greggio qui con noi il 17 luglio all'Arena di Torbella Monaca, però in giro poi lo trovate in Italia. Guarda, già che ci sono, il 27 luglio vado ad Atri, a Teramo, okay. Poi sarò a Fano, sarò a Ostuni, sarò in giro per l'Italia, a Cossato. E poi dal 2025 sarò nei teatri italiani e quindi farò i grandi teatri a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Palermo. Quindi... Grandissimo. Ultima domanda. Qui io ho un Oscar. Questo me l'avevano regalato a me i miei figli, Best Reporter, devo dire, no? Con grande ironia ovviamente. Ma è una roba, l'Oscar, che è una cosa che ti... intriga in qualche maniera? Che cos'è per te l'Oscar? Ti è capitato mai di essere alle cerimonie degli Oscar? Non sono andato all'interno della cerimonia, sono stato attorno alla cerimonia, perché tra gli amici ho Jimmy Kimmel, che è il grande conduttore degli Oscar, che ho conosciuto in Italia a una manifestazione di cinema. E quindi gli Oscar sono sicuramente un punto d'arrivo per chiunque, è un sogno che poi difficilmente si realizza, però complimenti ai tanti italiani che l'hanno vinto e che hanno portato in alto la bandiera tricolore a Hollywood. Allora l'augurio lo facciamo a Paola Cortellesi, che forse correrà per l'Oscar l'anno prossimo, e intanto ovviamente grazie ancora a Ezio Greggio, sì, confermo, è lui. È lui o non è lui, ma no, è proprio lui. Guardate che è proprio lui. Ezio Greggio davvero è venuto qua, cioè, l'ha fatto davvero lui, quello lì. Una vita sullo schermo, mi verrebbe pure da dire anche una vita sullo schermo, c'hai campato sullo schermo. E sullo scherzo. Anche sullo scherzo. All'interrogazione Ezio Greggio. Grazie, grazie ancora. Grazie, grazie, grazie.